Svolgiamo l'esercizio numero 14 di questo file su moli, molecole e così via. Abbiamo 6 grammi di ossigeno biatomico a 300 Kelvin, questa è la pressione, e vogliamo calcolare il volume che occupa e poi anche calcolare la massa, di una molecola di ossigeno biatomico in chilogrammi. Questi sono i risultati. In questo esercizio la prima cosa importante da capire è che il gas non subisce nessuna trasformazione, ma si trova in uno stato solo, dove ha una certa temperatura, una certa pressione e un certo volume che è da calcolare. Quindi, se vogliamo rappresentarlo sul piano PV, disegniamo semplicemente un punto. Lo stato, per esempio, A. Il volume è l'incognita, 0,80 atmosfere è la pressione. La temperatura la posso rappresentare attraverso il ramo di iperbole, quindi l'isoterma che passa per quel punto del piano. Siccome non c'è nessuna trasformazione del gas che non passa da uno stato A a uno stato B, ma rimane in uno stato singolo, allora utilizzo l'equazione di stato dei gas perfetti, dove l'incognita è il volume, che ricavo con la formula inversa. Il numero delle moli, tra poco lo ricavo dalla conoscenza della massa del gas e dalla conoscenza del tipo di molecola, perché so che è l'ossigeno biatomico. L'ossigeno biatomico è strutturato in questo modo, sono due atomi di ossigeno legati. E ciascun atomo di ossigeno, ha una massa di 16 UMA perché nel suo nucleo porta 16 nucleoni. Quindi la massa della molecola è 32 UMA. La massa della molecola mi serve per calcolare la massa molare. Tolgo UMA, metto grammi, quindi 32 grammi è una mole di ossigeno biatomico. Ora con la massa molare posso calcolare il numero delle moli perché utilizzo questa formula, in quanto io conosco la massa del gas, so di avere 6 grammi di ossigeno biatomico, quindi ho meno di una mole, perché una mole sono 32 grammi. Ho una frazione di mole che posso calcolare dividendo la massa del gas, quindi 6 grammi, diviso la massa di una mole. E quindi ho una frazione di mole che è meno di un quinto, è 0,1875, meno di 0,2 moli. Ora vado a sostituire il numero delle moli nella formula dell'equazione di stato dei gas perfetti, così posso ricavare il volume. E quindi trovo volume uguale le moli, N, RT, questa R è la costante dei gas perfetti, T la temperatura sempre da esprimersi in Kelvin e la pressione da esprimersi in atmosfera in questo caso. Siccome il dato della pressione è in atmosfera, mi conviene utilizzare per la costante R l'espressione in atmosfera e litri, altrimenti se la pressione fosse stata data in Pascal era più conveniente utilizzare per la costante R dei gas perfetti l'espressione con i joule. Ora andiamo a vedere le unità di misura, atmosfere si semplifica, i Kelvin si semplifica, moli sappiamo che è un'unità di misura finta, volendo anche 0,1875 posso esprimere in moli, quindi moli lo potevo scrivere anche qua e si semplificava con moli qua. Il risultato finale viene espresso in litri, giustamente perché è un volume, e sono 5,77 litri. Graficamente la situazione è questa, ho un contenitore con un grande numero di particelle, ciascuna particella ha una massa di 32 unità di massa atomica, 32 UMA. Quante particelle di gas ci sono in questo contenitore? Un enorme numero, praticamente un quinto del numero d'Avogadro, perché ho un quinto di mole. N è il numero delle moli di gas contenute qua dentro, quindi 0,1875, e la massa del gas è 6 grammi, quindi ho 6 grammi di gas in questo contenitore. L'altra domanda era esprimere la massa della molecola di ossigeno biatomico in chilogrammi. Basta utilizzare la massa in UMA, al posto dell'unità di massa atomica scrivo 1,66 per 10 alla meno 27 kg, che è il valore in pratica di un nucleone, cioè la massa di un protone o di un neutrone. Svolgendo i calcoli si trova questo valore.